disegni di legge di ratifica. L'informativa urgente del Governo sulla posizione assunta nell'ambito dell'Eurogruppo del 12 luglio scorso con riguardo alla situazione economico-finanziaria della Grecia e sugli intendimenti in merito alla ristrutturazione del debito sovrano avrà luogo nella giornata di mercoledì 29 luglio alle ore 16:15. L'esame del decreto legge concernente la partecipazione all'operazione EUNAVFOR MED avrà luogo a partire da giovedì 30 luglio con priorità rispetto agli altri argomenti. L'organizzazione dei tempi per l'esame dei disegni di legge di ratifica numero 3055, 3027, 1924 e 3131 sarà pubblicata in calce al resoconto stenografico della seduta odierna. L'organizzazione dei tempi per l'esame del disegno di legge numero 2798 abbinati sarà definita dopo la conclusione dell'esame in sede referente. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di lunedì 27 luglio 2015, ore 11. Discussione generale del disegno di legge recante modifica al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive, la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto al fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario e per l'effettività rieducativa della pena. Discussione generale dei disegni di legge di ratifica, accordo libero scambio tra l'Unione Europea e i suoi Stati membri da una parte e la Repubblica di Corea dall'altra. Accordo di associazione tra l'Unione Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica e i loro Stati membri da una parte e la Moldova dall'altra. Accordo del Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica Italiana e nella Federazione Russa. Accordo di associazione tra l'Unione Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica e i loro Stati membri da una parte e la Georgia dall'altra. La seduta è tolta.